testamenti di grandi personaggi italiani, personaggi che hanno fatto l'Italia, è proprio il caso di dirlo, dal Risorgimento a andare avanti, e sono in mostra qui all'Oratorio di Santa Caterina, un'iniziativa del Notariato Nazionale, del Rotary Club Imperia. Franco Amadeo, notaio, presidente del Rotary. Beh, un'iniziativa all'Oratorio di Santa Caterina di grande cultura, una mostra che ha già riscosso successo in altre parti d'Italia. Sì, è stata portata nelle grandi città, Milano, Roma, Firenze, Napoli, Palermo, e abbiamo voluto questa volta portarla a Imperia, in questa occasione anche poi della Fiera del Libro, che verrà aperta per 3 settimane, ci sarà anche poi una conferenza il 3 di giugno proprio dedicata ai testamenti, in cui verranno illustrati più specificatamente. La mostra è interessante perché dà una immagine diversa di coloro che hanno fatto l'Italia, che l'hanno resa famosa nel mondo per l'arte, per la cultura, per la scienza e per i loro impegni politici, morali e civili. E quindi si vede un po' l'aspetto dell'uomo attraverso il suo testamento, come affronta la morte, come ha affrontato la vita. Poi ci sono alcuni testamenti molto brevi, alcuni molto lunghi e complessi, ed è interessante perché c'è un catalogo, c'è anche attraverso il QR code, si possono leggere i testamenti per intero, si possono vedere anche manoscritti che sono stati riprodotti in modo fedele. È molto interessante per tutti, per i giovani e per i meno giovani, perché attraverso questo percorso si ripercorre un po' la storia dell'Italia fino ad oggi. Quindi direi che è un invito a tutti i cittadini imperiesi che Rotary fa, perché vengano a visitarla. Questa mostra dei testamenti storici importanti di personaggi che hanno fatto l'Italia è arrivata qui grazie al notariato in collaborazione con Rotary Club Imperia. Matteo Gallione è il rappresentante, consigliere nazionale del notariato, ma rappresentante responsabile per la Liguria. Beh, innanzitutto grazie per aver portato qui queste testimonianze intime di personaggi famosi, ma che consentono di scoprirli in una nuova veste. Ci mancherebbe, sono io che ringrazio voi per la splendida accoglienza in questa cornice meravigliosa, assolutamente degna, e è un piacere per il notariato italiano che ho l'onore di rappresentare qui oggi presso di voi, offrirvi questa mostra, che è una mostra che ha avuto molto successo, ha girato tutta l'Italia in questi ultimi anni. È molto curiosa perché rappresenta, riporta sia la descrizione che proprio la copia fotostatica del testamento vergato da ciascuno dei personaggi illustri, da Giuseppe Garibaldi a Camillo Benso, Pascoli, ci sono poeti, statisti, Paolo VI, papi, e diciamo che è molto interessante vedere come in un documento così sacro, così intimo come il testamento, le singole grandi personalità che hanno fatto la storia d'Italia abbiano in qualche modo riversato, affidato i loro più intimi pensieri, i pensieri che ciascuno di noi ha al momento, nel momento in cui pensa alla fine della propria esistenza, a che cosa ne sarà di quello che ha fatto durante la propria esistenza, non soltanto il lascito patrimoniale di quelle che possono essere le sue proprietà, ma anche proprio il lascito, il testamento di quella che è stata la sua attività, le sue idee, i suoi sacrifici, le sue battaglie. Quindi è un momento molto intimistico, interessante, perché abbiamo qui alcuni tra i più grandi personaggi della storia d'Italia, hanno fatto la storia d'Italia, hanno sacrificato la sua vita per la nostra patria, e quindi può essere interessante anche per le giovani generazioni, le scuole, entrare un pochino nell'intimità di questi personaggi e non affidarsi soltanto alla cronaca dei libri di storia.